E qua ripartiamo da un Ezio molto moribondo, però siamo fuori dall'Animus, attenzione. FDA, qualcuno può dirmi che succede? Scusa Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che scarpe di merda che hai, Ezio. Recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Questa è Monteriggioni oggi. Fatta sulla mappa di quella del gioco, però. Sì. Potevano farla molto più simile oggi. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo. Sì, esatto. Forse. Esatto, forse. Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinta. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. Simpatico, no? Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato i ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E ci tromberanno. Seguitemi. Beh, ora che in 500 e passa anni non abbiano ristrutturato la villa mi pare molto strano, È bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Là sotto. Ehi, ho trovato qualcosa. Segui Ezio. Seguilo. Seguilo. Ok, salto della fede sicuro. Ricordo perché sono andato a prendere dei tesori, dei trofei lì, qualcosa. Quindi me lo ricordo benissimo. Desmond, io davvero... Ma quando in qua Desmond ha un tatuaggio? Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui? Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Ma chi vi caga? Non c'è nessuno. Tutti a dormire sono. Perché non si accende? È bello non essere nell'Animus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Che va a letto, punto. So divertirmi anch'io. Molto convincente. A prendere il cazzo. Ok, dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? Me lo metteresti? Ah, non lo posso dire! A parte che avrebbe dovuto dirlo lei più che lui. Io non vedo niente. Fuggite, prima che i soldati vi prendano. Ecco cosa è successo nel frattempo. Mo si spiega. Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile. Osmosi. Ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero?
Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok? Grande, non si muove. Ci posso passare sotto? Brava, renditi utile. Pronto. Non la infilzare, magari. Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un... Desmond si arrampica. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta. Non ce ne frega un cazzo. Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond. Altri fantasmi. Sono qui, ok? Vedo fantasmi crismi in casa mia. Cheat. Apriti la porta. Ah, la mamma di Ezio. No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza. Peggio ancora. Seguimi. E qui... Taglia la corda. Che cosa vorresti... Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Anzi, sgancia la corda. Di quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. No. Ho anche detto a Rebecca di allargare... Se l'avesse detto lei, lui a lei, un casino assurdo, vero? Si sale. Pronta. Si zucchero. Si pepe. Ma dovremmo esserci ormai. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui? Sì, volevo dire Ezio. Ma ha confuso le cose. Hai fatto porti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? A posto. Tosto. Ok, forse è così. Sono un coglione. Vai, giralo. Da quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Beh, mi stai quasi uccidendo, sai. Pronta? Forse, magari, potessi fare qualcosa anche tu. Un interruttore! Che apre quello sopra, vero? Il rumore veniva da destra, quindi sì. Boom. Sono bloccata quassù, ma vedo una leva giù in acqua. Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Beh, chi non vorrebbe fare il bagno con Caterina Sforza? Oh! Ah, te l'hai premuto. Ecco, ho trovato! Perché giustamente, cioè... Cazzo, è gelata! Lui deve nuotare, lei no. Per te è facile. Non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Puzzo da far schifo. Il solito esagerato. Mo? Asignò.
Aiuto? Big, aiuto. Forse, forse no. Na 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 na, help! Na 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 na, help! Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Forse. Ripeto, forse. Ma non devi fare quello. No. Ma perché? A te non ci arriverà mai, quindi buona. Sono nella shit, sono. Ok, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, giuro l'ho trovato. Ricorda, questo è il culmine della tua vita. Sì, sì. Della tua ficca. Pronta? Sì, vai. Ribalta il ponte. Com'è che tu non ti devi bagnare? Perché ci sei tu? Cosa? No! This is racist. T'ho preso. Saliamo ancora. Ezio! Siamo passati, fai presto! Ci si fa arriva a sto santuario del cazzo. Oh Cristo! Ah! Dio mi salvi! Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Forse. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. Minchia. Meno male non voleva far niente. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Guarda, attacchi. Avanti, salta! Ottimo lavoro! Mi spiace per i pipistrelli. A me no. È abbastanza easy, dai. Soldati! Ho trovato un'entrata! Una va su e non va da nessuna parte. Mentre questa va giù. E va di qui. Vabbè, palese quello che c'è da fare. Come mancheranno queste missioni di parkour? Cioè, veramente tenetevele strette perché poi mancheranno un casino. Aspetterò qui. Beh, brava, così non rompi i coglioni. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso.
Ops. No, devo rifare tutto da capo, che palle. Se cascavi. Ah, ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. I got it. Ecco qua. Tutta stronza. Grazie, Desmond. Ora tocca a me pareggiare i conti. Brava, allora vedi che la parità dei sessi esiste? Grazie, è già qualcosa. Stupiscimi. Oh, sì, chi ti ha detto discende? Dove si sale? Ok. Forse si scende invece. Già. Oh, che culo. Ecco, così proprio sei stronzo, eh. Ma quanto sarai stronzo. Ma quanto sarai stronzo. Oh. Alleluia. Ecco fatto. L'ascensore gli ha dato, che palle. Grazie, siamo una buona squadra. Ok. Terzo sarà l'ultimo, di solito sono tre le challenge sempre. Avanti Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Oh, da dietro l'Altair si spunta, che bello. Dove si prese l'armatura. Wow. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma per scappare. Desmond. Giusto. Apriamo quella porta. 10 anni dopo. Ma non faceva questo rumore prima, eh? Qui c'è qualcosa. 1429. Riesci ad aprire quella dannata libreria? Ma stai zitto. Ma che cazzo? Ce l'avete fatta! Ah, alla buon'ora. Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Tombola. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nell'animus. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale. Non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro. Portiamo qua giù l'Animus.
Ok, qui sembra tutto a posto. Sean, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che... che cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. Esattamente. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il wattaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro? Non so, del caviale, magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No, ma... va bene, segui. Non rifiuterei, eh. Anzi, chi rifiuterebbe? Serve la corrente, giusto? Dimmi che c'è. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteriggioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi, non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Queste frecciatine, eh? Uno è qua. E intanto un po' di corrente l'abbiamo presa. Ma c'è una mappa? Non c'è una mappa. Ste luci, ragazzi, che rotture di palle. Comunque un altro deve essere qua per forza. Esatto. 2 su 4 trovati. Per fortuna è piccola Monteggioni. Pensate di poter cercare nella Parigi di Unity. Assurdo. Vedo, sento il terzo, lo sento, lo sento, lo sento, lo sento. Non lo sento più. Eccolo qui. Eccolo il quarto. Ragazzi, semplicissimo. Ma che cazzo di motorino è quello? Io penso che ce ne siano più di 4 in realtà. Perché comunque deve dare corrente a una città intera. Quindi ce n'è più di 4 sicuri. Eccomi. Appena in tempo. È quasi l'alba. Sì, si è avviato. Possiamo iniziare. Mi sono mancato? No, a nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Chi ti incula? Iniziamo subito.